È tutta la sera che quel tizio ti fissa. Che ne dici di andarcene? Che cosa ha di speciale? Mi ama così tanto da farmi sentire in paradiso. Ci sono cose che lei non sa. Buonasera, signore. Credo di essermi perso. La sconvolgeranno più del suo incubo peggiore. Sono innocente. Non crederai davvero a questa robaccia, spero. È su tutti i giornali, Ted. Ted! Scimmietta! Hai fatto le cose di cui ti accusano? Assolutamente no. Quanti alberi ci sono? È bello qui, vero? Sicuramente non siamo a Boston. Eccoci arrivati. Bene, allora, che ne dici? Wow, quindi questa è casa nostra. E avrete addirittura un'intera foresta come giardino in cui giocare. Era una leggenda. I bambini si sfidavano ad andare nei boschi di notte. Conoscevano il potere di quel luogo. Lo temevano. Quei boschi appartengono a qualcos'altro. Il palazzo è stato donato a una casa famiglia. E che roba è? Una casa e una famiglia. Lui è Chukwu. My pleasure. Che succede? Pare ci sia l'Isis a San Giovanni. Lei è... Ivana. Palazzo Corbucci sembra infestato e c'è un africano che gira con un borsone nuovo. E poi c'è Kevin. Però vi siete già conosciuti, no? Giulia ha visto Benedetta insieme al ragazzo della casa famiglia. In un bagno. Kevin è un bravo ragazzo. È un delinquente. È uno che sbaglia. E che sbaglierà ancora. E dipende dalle possibilità che gli dia. E chi gliele deve dare? Mia figlia? Scrivi tu, Tel Aviv brucia? Già. Raccontami, su, com'è che va a finire? No, senta, non posso proprio dirlo. Due volte al giorno passi dal mio posto di blocco, no? Raccontami come finisce. Qualsiasi autore o scrittore ha una grande responsabilità verso il suo popolo. O le bombe o la resa, sono queste le alternative. David, ma lo sai che abbiamo qui una celebrità? Quest'arabo è il tizio che scrive Tel Aviv brucia. Tu l'hai mai vista? Sì, una volta, è antisemita. Per forza, con quel titolo ti aspettavi che fosse sionista. John Elizabeth Stanley? Lei è accusata di 27 violazioni della legge sul segreto di Stato. Non ho fatto niente di sbagliato. C'è un fascicolo su di lei a partire dal 1938, quando andò all'università di Cambridge. Ai russi serve il tuo aiuto. La bomba va condivisa. Quando capirete che perderete solo tempo? Ma non è così, vero, signora Stanley? Dipende da te, John. C'è qualcosa di vero in quello che mi hai detto. Combattevo per i vivi! Io amavo il mio paese! Usa il cuore invece della testa!